quando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. E adesso so, in passato non lo sapevo, che sono le stesse persone che impediscono la nuova medicina perché la vogliono solo per se stessi. Ed è così che solo i giudei devono applicare la nuova medicina germanica con la quale sopravvivono al 98%. I non giudei non devono avere il permesso di applicarla e allora muoiono al 98%. Così dice l'Istituto tedesco di ricerca sul cancro di Heidelberg. Il professor Abel ne ha fatto un lavoro nel quale dice che muoiono di chemio al 98%, mentre gli animali restano vivi al 95%. Gli animali sopravvivono. Madre Natura non l'ha fatto in modo insensato, che succeda qualcosa di così stupido che il 98% muoiono. È fatto così intenzionalmente, e dei giudei muoiono solo il 2%. È vero che tutti gli ebrei del mondo praticano per se stessi la germanica pura? Sì, nel mondo intero è vietato praticare la germanica. Io sono stato perseguitato per 26 anni. Peggio di così non era possibile, con gravi calunnie. Due volte sono stato in prigione. Sì, tolta l'abilitazione nel 1986, cioè da 21 anni. E da nessuna parte deve essere praticata la germanica. È peggio del Medioevo. Non deve essere praticata. Non si deve neanche. Quindi che da 26 anni i primari conoscano la germanica e intenzionalmente non la utilizzino? Sì, al 100% loro sanno, me le hanno già detto centinaia dei primari. Oggi non si può diventare primario senza essere nelle logge, e i maestri delle logge di fede giudaica. E naturalmente molti, moltissimi dei professori universitari sono di fede giudaica e sanno naturalmente, già tutti, fanno nuova medicina germanica con i loro pazienti e quando arrivano i non giudei fanno con loro chemio e morfina e allora muoiono al 98%. Non riesco a dormire di notte, sto sveglio. Vado a dormire di notte col pensiero terribile e mi sveglio al mattino dicendomi anche oggi vengono di nuovo assassinati 1500 pazienti solo in Germania, senza senso, solo per motivi di follia religiosa. Sì, chi appartiene a questa comunità di fede può sopravvivere, gli altri devono morire. È pazzesco e bisogna tacere. Non posso tacere, anche se mi rinchiudono un'altra volta non mi importa, anche se mi uccidono, anche questo non mi importa. Uno deve chiamare le cose per nome. Sì, inoltre i giudei non negano neanche che tutti loro fanno nuova medicina germanica. Il rabbino professor Merik di Israele ha detto, sì, per noi ha l'accettazione generale, è vero, è follia. Follia totale. Sempre verificato che era corretta. Questo significa che è stato un crimine premeditato. Tutti sanno che è corretto e, come ho già detto, i professori giudei lo sanno in ogni caso e che gli altri professori o i primari non lo vengono a sapere che sia corretta è assolutamente da non crederci. Ma non gli è permesso di utilizzarla, devono fare chemio e morfina nei pazienti non giudei. Ma nessun primario oserebbe utilizzare chemio o morfina in un paziente giudeo. In quel caso non vivrebbe a lungo. Lui è membro di una loggia e allora il prossimo mercoledì gli metterebbero un po' di veleno nel caffè o nel calice. Poi non vivrebbe a lungo. Tutto questo non è successo per caso. Tutto questo è criminale. Un'attività criminale. Noi diciamo, dietro a tutto questo si muove un'energia criminale enorme. Per fare tutto questo
Tutto questo, 200 milioni di giudei in tutto il mondo fanno nuova medicina germanica, in segreto. Ma gli altri non viene solo impedito, ma mi perseguitano, guaritore miracoloso, ciarlatano, ammazzatelo di botte, gridate forte così che taccia, sfinitelo, ammazzatelo di botte. E sempre le stesse scelte di parole aizzanti, sempre, 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 sì, nei programmi televisivi, nei giornali, ammazzatelo, mettetevi a gridare, ciarlatano, guaritore miracoloso. In realtà ho fatto la cosa più onesta che può fare uno scienziato, ho messo la mia conoscenza su un banco di prova dell'università, ho detto, amici, ho lavorato qui con voi per 10 anni, mi conoscete, lasciate che lo verifichiamo, onestamente. No, l'hanno verificato in segreto, a porte chiuse. E poi hanno detto, rifiutato, come se fosse sbagliato, deve sempre risultare sbagliato, ma no, è corretto. Se non fosse corretto, non lo utilizzerebbe tutti i giudei del mondo. Questa è la cosa da me. Posso? Grazie. Max Lauda, Dio di Striscia la Notizia. Salve. Senta, volevamo parlare di questo metodo Clark. Cosa volete sapere? Ci hanno detto che è impossibile, proprio scientificamente, che un impulso elettrico fatto dall'esterno possa andare a toccare i parassiti e i virus. Chiesto, ha detto, è impossibile che una frequenza elettrica possa andare ad uccidere il parassita. È il virus, è proprio impossibile, non arriva. È proprio impossibile, non arriva. So now you're a clinical dietitian. Yes, now I work with my husband in his office and we follow Dr. Clark's protocol. So, all the way over here in Italy you're following Dr. Clark's protocol. Why are you using her specific protocol? Well, we've used a lot of protocols. My husband is doing orthomolecular medicine here in Italy. He's the president of the International Association for Orthomolecular Medicine here. And we've seen many kind of medicines. He knows Ayurvedic medicine, Tibetan medicine, and vitamins, minerals. Amino acids, of course, all those kind of things. Vitamin C from Linus Pauling teachings and everything. And lately we've discovered Dr. Clark's protocol and we've seen that it's very, very effective. We are helping people to heal by cancer. Yes, we have several people utilizing the principle by Dr. Lisa Clark, the black walnut, the vitamin C, the antioxidation, and the alkalinity diet, the alkalizing diet. And we have found very good results. When you teach the people how to get better, just avoiding the old mistakes, cancer is no more necessary. What have you seen so far with working with cancer patients in Dr. Clark's formulas? Great results, great recoveries, and I can't say it because I'm not a medical doctor with my husband, as my husband is. So I can be more sincere with you. And because, you know, medical doctors also in Italy, they have to stay aware of the government, aware of the government. So is there a legal problem with saying that you actually cure cancer? Yes, of course there is. Yes, you cannot say you cure cancer. He was called by the government once. And they told him, you know, Dr. Perfidi, you're very famous, but you must watch out because you cannot say
that you cure cancer. And he said, but I never did. I told him, but there is some patients of you going around saying they've been cured, they were sick and now they healed. So how is it? I didn't say it. I mean, that's possible. Okay, but you know, the work of a doctor is more of a writing work. You know, you have to prescribe. You don't have to go on alternative medicine. You don't have to look so far. Just, you know, prescribe drugs.